niente ragazzi, finalmente, sapete che facciamo? Sapete che facciamo in questa parte? Finalmente ci lasciamo le spalle sta palude del merda per iniziare il terzo e ultimo livello del mondo dei draghi. Ah, se Dio vuole. Coraggio Spino, si torna a casa, basta con questa palude marcia putrefatta puzzolente, queste morti del caso. Non è possibile, cioè, sono io stato talmente scemo da fare una morte dopo neanche 10 secondi di video. Che cavolo, questo let's play si pronuncia lungo e duro, molto lungo e molto duro. Dai, torniamocene al regno dei draghi e basta in questa palude, non la sopporto. Finalmente ce ne andiamo via, che bello sei, e andiamo alle cascate della libellula, livello preferito di mio fratello. Finalmente, via, via, basta con questa palude, basta con i coccodrilli, basta con le piante piranha, basta con le morti nel fango, basta, finalmente, il caro villaggio dei draghi, che bella musica, e intanto il cielo è sempre di un inquietante color viola, perché non abbiamo distrutto abbastanza giamme nere, le ultime sono, dov'è che erano? Ah sì, giusto. Sono nelle cascate della libellula che si raggiungono tramite la sfera. Ed eccola qua la sfera. Mi devo raccontare abbastanza di gemme che lucerò qui. Ok Spyro, la sfera è pronta a farti rimbalzare dove vuoi. Hai capito il gioco che farò? Allora, qui in italiano non ha senso, ma in inglese dice che la sfera it's ready to roll, che è un gioco di parole infatti, cioè la sfera è pronta a rotolare, infatti ready to roll suona un gioco di parole. Qui però potevano inventarsi una traduzione migliore perché non ha senso la sfera è pronta a farti rimbalzare, ready to roll invece sì. La sfera io la odio, non riesco a comandarla. La guido come un drogato in autostrada, non ce la faccio proprio. Oh, ce l'ho fatta invece, ok. Cerchio per fare il turbo, X per saltare, basta. Qui è nascosta l'entrata per le cascate della libellula. Ed è qui, si trova. Eccola qua. No, devo rifiutare. No, e così ce ne usciamo dalle cascate della libellula, finalmente. Siamo già a quasi tre minuti, sì, tre insomma, dai. Cascate della libellula. Dai, quanto ci vuole per rimuovere una sfera? Eccoci qua finalmente, l'ultimo livello delle terre dei dragoni. Possiamo andarci al prossimo mondo. Allur, che cacchio, già si cominciano con i tagli. Muori, coccodrillo. Prima però vorrei comprare delle chiavi. Quante, no, Sparks, lasciare un po' anche a me, non è giusto. Di subito tu, che cavolo. Vai. Ma io so dei grimaldelli? Non credo. Adesso li vado a comprare. Eccoci alla fine di questo bellissimo livello. Vai, amore. Bene, mi sono caricato. Canyon profondo, ok, prendiamo. Ce l'ho già, quindi allora vediamo un po'. Quanto costa il telenegozio del cavolo? 6.000 gemme, dai, però non manca molto, anche 2.000. Allora, guardate qua quanta roba c'è. Quindi avevo già il grimaldello, altra figura del libro. Dai, alla grande. Ok, dai Sparks, scassinalo. Oh, una bella gemma di luce. Vai così. E adesso direi che siamo pronti per iniziare. Ma questo è abbastanza grande come livello, come potete vedere. È davvero grandissimo.
ci sarà un bel po' di cosette da fare, ragazzi. Ah, una gemma di luce! Guarda caso, che bello! Ce ne sono quattro qui in questo livello di gemme nere, volevo dire, gemme nere, perché mi confondo sempre, dannazione! Dai, prendi! Oh, un altro vettino di drago! Quanto stiamo? È 5 minuti, no, dai! Vai! E una gemma è già andata, oh cavolo! Ok, non dovrei perdere tempo a raccogliere le gemme. È vero, perciò quindi filiamo dritto. Guardate che belle ambientazioni, detto. Guarda la bella ambientazione che ha questo livello, tutta bella dettagliata. Ragazzi, citazione di Spiro the Dragon. Questo è uno degli stessi pastori di Colina Pietrosa in Spiro 1. Infatti ci lancio contro le rete, guardate, è un pastore. Ecco, mi sono fatto prendere uno scemo. Stranamente il pastore non ricompare mai più, ragazzi, non ricompare mai più una volta l'abbiamo sconfitto. E che strano. Ok. Mi sembra ci deve essere un'altra gemma di luce. Se non erro. Ma mi sa che molto probabilmente erro come al solito. Il coccodrillo che avevo visto ben mimetizzato tra le piante di questo livello. Faccio cacare per vai, no, c'è una gemma di luce invece, avevo ragione, prendiamola, va. C'è un altro passaggio segreto e vai, quante gemme. Vai, continuiamo. Ho preso anche abbastanza cosuccole, vai. Allora, da che parte devo proseguire? Ecco, stavo tornando indietro con un casino, vai, perfetto. Ok. E anche le piante più ancora, le piante, basta. Ah sì, allora che perfetto. No, non c'è niente, qui ci sono un paio di gemme. No. Continuiamo. Da questa parte, sì. Da che parte si va adesso? Ardua a dirsi la cosa. Vabbè, andiamo da questa parte, guarda. Che se non mi vado male c'è una gemma nera, ecco sì, eccola laggiù, perfetto. Con tanti belli due si avvoltoni. Allora. Dobbiamo distruggere queste rocce che sembrano delle patate da pelare. Dai. Dai. Via libera. Attenzione a quegli avvoltoi che... Ma sono una se li eliminate tanto dopo un po' ritornano, quindi io non spreco tempo a sparargli. Ah, avete la mira da schifo, deficienti! Non prenderete mai più spiro vivo! Che cosa c'è? Un uovo di drago! Prendiamolo, va. Così siamo a 11 uova. E ora da questa... Da qua... Scusate, ragazzi. Ah, ecco, sì, qui. Quanto siamo? 9 minuti, no, dai, qualcosina ancora facciamo, direi. Qui sopra cosa c'è? Ah, l'area segreta. Sì, 70, già mi uscito. Lo so il livello. Te lo so. Allora, qui ci deve essere un'altra gemma nera, bene bene. E per la prima volta nuoteremo sott'acqua in questo gioco, che bello, finalmente, nuotare sott'acqua. Ci facciamo la nostra prima nuotata in Hero Stella, ragazzi. E siamo a 9 gemme nere, ne resta una! E poi possiamo affrontare
Sì, vabbè, l'ho già detto, il boss è Nasty Nork. Eccoci qua a nuotare sott'acqua, come dei pesciolini. Saliamo qua e c'è una bella gemma di luce. Siamo a 16. Questi cavalloci sono i micro nemici, ma non si fanno prendere facilmente. Allora, dunque. 3 gemme su 4 in una sola parte. Dai ragazzi, però. Mica male la faccia in gola. Ah, ecco, perfetto. So dove concludere la panna. Però. Ok ragazzi, cos'è? Beh, vabbè, lo dice adesso. Uffa, però. Non mi fate fare il suspense. Sì, lo so, infatti. Ed è qui che interviene Sparks. Certamente Sparks, però questo nella prossima parte, anche perché tu sei stanco, sono stanco anch'io, siamo stanchi tutti dopo questa lunga e noiosa parte. Quindi ragazzi, alla prossima con il minigioco di Sparks.